regole che sottostanno alla competizione, quindi il regolamento delle voti. Le squadre naturalmente sono 8, una per ogni rione, e ciascuna squadra è composta da 5 elementi. Le squadre partecipano con il nome di un rione, di ogni rione della città di Castiglione. E anche con uno stemma di ciascuno dei rioni della nostra città. La partenza sarà data ad ogni squadra ad una distanza di 2,5 metri l'una dall'altra. E come dicevamo poco fa, l'ordine di partenza è stato determinato dall'ordine di arrivo della corsa dei cerchi che si è disputata la settimana scorsa. Non è così semplice far rotolare per le vie tortuose del nostro borgo quello che è le botti. Le botti devono essere appunto fatte rotolare orizzontalmente, non possono essere messe in posizione verticale o sollevate da terra, pena la squalifica. E allo stesso modo vietato l'uso di cuni, bastoni e altri oggetti che tengono fermi le botti o le spingono. Naturalmente i componenti di una stessa squadra possono alternarsi tra di loro sia in numero che nel tempo nello spingere la botte. Una squadra non deve in alcun modo ostacolare la manovra delle squadre avversarie, pena anche qui la squalifica. La squadra che per prima fa raggiungere la propria botte oltre la linea del traguardo si aggiudicherà la vittoria. Dopo aver tagliato il traguardo, ogni squadra dovrà fermare la botte e metterla in posizione verticale. Le botte in salita possono anche restare ferme o retrocedere, senza che questo fatto comporti alcuna penalità. Fermo restando, quanto abbiamo detto prima, sia sulle modalità con le quali devono essere fatte rotolare, cioè orizzontalmente, e poi sempre in modo da non ostacolare mai la manovra degli altri voltari. In ogni caso, i componenti di ogni squadra si impegnano a portare le botti fino al traguardo. Eh sì, perché la squadra è responsabile della botte e l'eventuale rottura comporta l'eliminazione della squadra. Alla squadra vincitrice verrà consegnato il palio dei castelli, che rimarrà in sede proloco per tutto l'anno. Ma non solo, verrà consegnata alla squadra vincitrice anche la Coppa dei Castelli. Coppa dei Castelli che quest'anno è stata realizzata da Marco Magagnino. Abbiamo una nuova coppa che inauguriamo proprio questa sera. E questa coppa è talmente particolare perché è stata fatta ed è stata creata proprio con una vecchia botte delle nostre. E quindi a tutti gli stemmi dei rioni è stato un messaggio importante che si è voluto dare e quindi è un po' motivo di orgoglio nostro. Una botte che è stata smontata e rimodellata diventando quasi una scultura. Eh sì, ha proprio l'aspetto di una scultura, abbastanza anche imponente, diciamo così. Imponente e pesante. Pesante, sì. Adesso vediamo se per caso Nando può essere pronto. Possiamo ricordare però nel frattempo anche quello che sono i nostri voltari e come sono formate le squadre che parteciperanno questa sera. Allora, la prima posizione dicevamo è quella del rione Gornate ed è composta da Antoniazzi Alberto, Fraccaro Luca, Cermesone Luca, Baitiera Alessandro e Lorini Fabrizio. In seconda posizione partirà il rione Madonna in Campagna. I voltari che corrono per il rione sono Perri Dario, Palazzo Simone, Belli Davide, Celsi Davide e Signor Pierluigi. In terza posizione vediamo schierati i voltari del Careno che sono Trogu Tonino, Guerra Paolo, Garofalo Nanni, Cassini Fabio, Bonfanti Ivan. Schierato al quarto posto sulla riga di partenza c'è il rione Somadeo. I suoi voltari sono Gasparini Andrea, Gasparini Marco, Gasparini Lorenzo, Cocco Marco e Napoli Mirko. In quinta posizione vediamo schierati i voltari del rione Ciapa, che sono Madron Daniele, Giudici Gabriele, Garofalo Maurizio, Colombo Simone, De Castro Isacco. Per il rione Centro Storico, che partirà in sesta posizione, abbiamo schierati in campo Amato Donato, Cazzani Marco, Andrigo Dario, La Pelosa Thomas e Croci Andrea. In settima posizione per il rione Filisera vediamo schierati i bottari Michelon Flavio, Barberio Giovanni, Boretti Lorenzo, Marsilio Stefano, Franciosi Michele. Chiude in ottava posizione la griglia di partenza il rione Falcetta. I suoi bottari saranno Bernasconi Manuel, Bardini Simone, Floris Donatello, Floris Davide e Moschella Andrea. Seguiranno
i nostri volontari a anche le nostre quattro castellane, Panza Antonella, Gabriele Elisa, Marsella Francesca, Albergoni Cristina. Le castellane, che sono dei volontari donna, correranno al seguito delle botti? Sì, hanno fatto la dimostrazione delle botti la settimana precedente, prima della corsa dei bimbi dei cerchi. E chissà mai che si riesca a arrivare a un numero tale per cui ne avremo 8 invece che 4 e riusciremo a vederle correre e gareggiare ufficialmente con i maschietti dei nostri bottari nella competizione storica di Castiglione. Vedremo se ce la faremo magari per il prossimo anno. Sì, è un obiettivo che ci siamo posti, vediamo se qualche altra fanciulla così desiderosa di cimentarsi in questa particolare e faticosa gara si farà avanti. Intanto vediamo la polizia locale che fa il sopralluogo e la perlustrazione delle strade. E allora vuol dire che ci siamo quasi. Vuol dire che siamo vicini alla partenza. Sì. Vediamo un folto pubblico quest'anno. Tra pochi istanti ci sarà la cerimonia che darà il via alla 45esima corsa delle botti e a seguire lasceremo la parola a Nando Caso, storico bottaro e allenatore dei bottari, che seguirà la radiocronaca durante tutto il percorso. Ricordiamo che quest'anno per la prima volta avremo anche la diretta Facebook della nostra gara e quindi potrete, chi non vorrà seguirla tutta, potrà seguirla anche con il proprio smartphone. I più tecnologici potranno collegarsi alla pagina Facebook della Prologo di Castiglione Lona. Chi invece è rimasto come noi nel Rinascimento lo guarderà deviso affacciandosi al patio del nostro Monteruzzo. Thank you.